Ciao ragazzi, io sono Red e oggi risponderò a un quesito che affligge i soft gunner da eoni. Tempo in memore, grandi e piccini, è meglio il green gas o il CO2? Let's go! Va bene, partiamo parlando del green gas che è un pochino più complicato e poi ci spostiamo sul CO2 invece che è più semplicino anche nelle sue funzionalità. Cosa dire del green gas? Prima di tutto, il green gas, a differenza del CO2, è un misto di differenti elementi gassosi, ok, in formato semiliquido, presente all'interno di queste bombole. A seconda della compagnia che lo produce, infatti, questo mix di elementi gassosi può variare. Per esempio, il Diablo rispetto a un Nupro ha una più alta concentrazione di butano. Il butano è lo stesso gas che c'è all'interno degli accendini. Infatti, quando ve li rubano, ve lo buttano al culo. Questo lo rende infatti perfetto per essere utilizzato in condizioni in cui ci sono temperature più fredde. Infatti, come detto, a seconda del mix di gas al loro interno, possono avere funzionalità diverse. Prendiamo adesso come esempio il Nuprol. Per quanto riguarda il Nuprol, non vanno a cambiare i tipi di gas all'interno, ma bensì la pressione del gas all'interno della bombola. Come potete vedere, per il Nuprol ci sono tre varianti diverse, sarebbero quattro in realtà, ma l'altra ha una pressione talmente bassa che non lo prendiamo in considerazione. Sono verde, rosso e nero e a seconda della variante di bombola c'è una pressione diversa. Perché però ci importa della pressione e non del mix di gas all'interno? Ve lo spiego subito. Come sapete, il green gas è in forma semiliquida all'interno della bombola e si trasforma poi in gas a tutti gli effetti quando viene inserito all'interno del serbatoio che c'è nei vostri caricatori delle pistole a gas. Come sapete, in chimica, quando si ha un passaggio di stato da una forma all'altra, c'è una reazione. Per quanto riguarda il green gas, quando si ha questo passaggio di stato, forma semiliquida, forma gassosa, si ha un rilascio di freddo. Quindi il gas che passa da semiliquido a gassoso completamente rilascia freddo. Questo genera un problema sostanziale. Come sapete, quando c'è freddo, le molecole tendono ad avvicinarsi le une alle altre. Questo significa che la pressione necessaria per spingere fuori dalla bombola e mantenere soprattutto in pressione il gas all'interno di una bombola, quando c'è freddo, deve essere molto più alta. Questo porta quindi ad avere necessità che, a seconda della temperatura esterna, ci sia una diversa pressione all'interno della bombola, anche perché sarà necessario mantenere suddetta pressione anche quando il gas entrerà all'interno del serbatoio del vostro caricatore. Se non fosse così, ci sarebbe infatti una grossa perdita sia di prestazioni che di pressione stessa del gas, che vi impedirebbe di giocare e porterebbe a svariati malfunzionamenti. Qui faccio un appunto: la cosa che normalmente viene detta a proposito di queste bombole è che, arrivati a metà della bombola, ovviamente la pressione all'interno calerà. Quindi, a differenza di una bomboletta del CO2, dove la quantità di gas è minore, quindi la perdita di pressione sarà sentita molto meno, all'interno di una bombola così grossa invece ci sarà una differenza di pressione, dunque la qualità di prestazione della pistola calerà leggermente. Chiaro è che si parla sempre e in generale per tutto il video di variazioni sia di prestazioni che di funzionalità molto molto basse. Non ci sono dei veri e propri problemi con nessuno dei due casi, semplicemente uno sarà più comodo in certe situazioni, l'altro nell'altra. Ma andiamo avanti. Guardate cosa succede quando il green gas entra a contatto con l'aria. Vedete? Che sta ghiacciando? Guarda lì. Tomala, guarda lì, back lavoro. Ecco, ora che avete visto cosa succede al green gas a contatto con l'aria, provate a immaginare cosa succede a contatto con una pistola o con gli interni. Balletta e... Grazie, è sempre un piacere. Ecco, Dio santo. Le bombolette. Va bene, visto che le bombolette non stanno ferme, ne tolgo due, così almeno non dobbiamo fermarci tutte le volte. Cosa che vi sarà sicuramente successa è che, provando a caricare il caricatore, voi mettiate male la bombola e che questo si ghiacci. Ecco, qual è il problema? Allora, prima di tutto, normalmente dovreste aspettare che il caricatore smetta di essere congelato per riuscire a caricarlo. Questa è una grandissima perdita di tempo e soprattutto vi si congela le dita. E il tempo è denaro. E il tempo è denaro, come ben sappiamo. L'altro problema è che ghiacciandosi anche il buco d'entrata che c'è lì, lo ring si va a usurare e rompere molto più facilmente. Peggio ancora è quando, a pistola caricata, durante il colpo, vi sarà sicuramente successo, la pistola non concluda il suo percorso e tutto il gas all'interno, visto che il gruppo caricatore rimane aperto, esca dalla pistola. Il problema di questa cosa è che
uguale a quello che succedeva col caricatore, esce il gas che dovrebbe entrare nella bombola e congela quello che ha all'intorno. Solo che quando vi succede solamente con un caricatore, valvole o ring vi costeranno insieme 7 euro da rimettere a posto. Quando si parla di componenti interni della pistola, tra cui componenti di plastica che non lo reggono proprio molto bene il ghiaccio, vi si va a incasinare l'intero gruppo pistola. Questo soprattutto è un problema quando siete in campo, non avete tempo di andare a oliare e mettere a posto i vostri interni e quindi vi toccherà sparare con una pistola che è diventata abbastanza secca. Un vantaggio che però il Green Gas vanta e che il CO2 può solo vedere col binocolo è sicuramente il silicone all'interno del mix di gas presenti nelle bombole. Come vi ho detto, ogni compagnia ha una diversa percentuale di elementi gassosi presenti nel Green Gas, tra cui c'è il silicone. Ogni compagnia ne mette una percentuale rispetto che un'altra. Il Green Gas più puro, per esempio, ne ha una quantità molto alta, esce infatti che sembra praticamente olio. Il Diablo per esempio ne ha molto poco, mentre il Nuprol secondo noi ne ha una percentuale corretta rispetto anche agli altri parametri. Cosa fa quindi il silicone in soldoni? Beh, è molto semplice. Tutte le volte che andremo a sparare, mi chiedo chi abbia colpito questa volta, andiamo a rilasciare parte di questo silicone che va a ungere i componenti interni della pistola, quindi ingranaggi e parti in plastica. Questo aiuta a preservare ed evitare le usure, ma soprattutto a mantenere la pistola in condizioni ottimali, ritardando quindi il momento in cui sarà necessario fare una revisione e ungerla all'interno. Non si va, mi raccomando, a sostituire a una vera e propria revisione e pulizia della pistola, semplicemente la mantiene nel tempo di più rispetto al CO2. Passiamo dunque adesso al CO2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del CO2? Beh, come vi ho detto, la pressione all'interno di queste bombolette è non solo leggermente maggiore, ma soprattutto si mantiene meglio rispetto a questi bomboloni, perché arrivati già a metà bomboletta la pressione contenuta sarà sicuramente minore rispetto a quando sono piene, ma la qualità e le prestazioni si manterranno meglio. L'altro vantaggio è che sono più affidabili rispetto al Green Gas, infatti una volta che saranno chiuse dentro la nostra pistola, anche col freddo, col caldo o con quello che è, sarà più sicuro sparare, saremo sempre sicuri che la nostra pistola vada a sparare indipendentemente dalla condizione atmosferica, col freddo e col caldo. Per quanto una maggiore affidabilità è sicuramente un vantaggio, non lo è così tanto invece il fatto che, finito la giocata, si debba rimuovere sempre la bomboletta di CO2. Questo perché, essendo a maggiore pressione e senza silicone, ma arriveremo a questo punto anche dopo, si andrà a mettere sotto estremo sforzo le valvole e gli o-ring della pistola. Se quindi lasciamo la bomboletta all'interno, si parla sempre in tempi prolungati, la pistola sarà più facile a usure e rotture. Oltre quindi ad essere una rottura di cane dover togliere le bombolette tutte le volte, lo sarà anche il fatto che andremo a buttare in certe situazioni parte della bomboletta o alcune bombolette che potremo continuare in realtà a usare, quindi è un po' uno spreco e una perdita di soldi. Ritornando invece sul fatto che non è presente il silicone all'interno di queste bombolette, beh, potete immaginare che, completamente opposto al Green Gas, come la pistola si andrà a seccare più facilmente, sarà necessaria quindi una manutenzione più frequente rispetto che con l'uso del Green Gas. Esistono bombolette del genere con all'interno una quantità ridotta di CO2 e del silicone per andare a lubrificare la pistola. È consigliato l'utilizzo ogni 5 bombolette di CO2, ma non hanno sicuramente lo stesso effetto che può avere una pistola caricata a Green Gas che rilascia tutte le volte che andiamo a sparare un po' di silicone. Bene, tagliando quindi alle conclusioni, qual è la differenza sostanziale tra Green Gas e CO2? Beh, è molto semplice, il CO2 è costante, affidabile, funziona sempre d'estate ed inverno e non è necessario trovare bombolette estive e invernali, ma allo stesso tempo ha condizioni di usura della pistola interiore più semplici, quindi se volete utilizzare una pistola CO2 dovrete voi tenerci dietro ed essere più attenti e curare la vostra pistola in maniera più minuziosa, e in generale è più macchinoso in quanto dovrete andare a sostituire le bombolette e sarà un po' una rottura di scatole quando in campo dovrete andare a sfilare la bomboletta, sostituirla con un altro e riavvitarla dentro con la brugola. Parlando invece del Green Gas, è leggermente più economico del CO2, andrete a buttarne via sicuramente meno, è più semplice da utilizzare in quanto vi basta caricare il vostro caricatore e potete farlo anche in campo molto più velocemente che se doveste andare a sostituire una bomboletta di CO2. È presente del silicone all'interno che vi aiuta a mantenere la vostra pistola più a lungo, quindi per quelli un po' più sbadati o che si stanno appena avvicinando al soft air, la manutenzione della pistola sarà agevolata da questo concetto, ma allo stesso tempo bisognerà stare attenti in quanto a seconda della temperatura dovrete utilizzare un gas rispetto che un altro. Cosa figa del Nuprol è che proprio qui è indicato la temperatura
o minima e massima consigliata per l'utilizzo di un gas rispetto che l'altro, molto molto figo, ed evita magari di andarsi a sbagliare utilizzando il nero d'estate che vi fa esplodere la pistola in faccia e non è piacevole. Quindi, in conclusione, cos'è meglio, green gas o CO2? Beh, ragazzi, faccio lo stronzo e vi dico che in realtà dipende dalla situazione, come spesso accade nel soft air. Ci sono delle situazioni dove è preferibile magari un CO2, dove io potrei preferire un CO2, e dove invece un green gas. Per esempio, vado in un campo dove ho il tempo di cambiare molte volte la bomboletta, o preferisco sparare pochi colpi perché tendo a mirare di più e non devo spararne tanti contro un nemico e posso permettermi di magari in due partite usare un solo caricatore. Altre invece dove magari il campo base è lontano, non voglio stare lì a smacchinare per cambiare un caricatore e mi è più comodo utilizzare del green gas per sparare quanti cacchio di colpi voglio e tirar giù chi voglio senza troppe problematiche. Se invece mi devo fare una giocata lunga, potrò preferire prendere magari due o tre caricatori a gas, green gas normali e tenermeli comodi e ricaricarli quando voglio, in maniera molto più semplice. Tradotto, guardate bene alle vostre esigenze. Io per esempio una pistola, ne avrei anche un po' di più ma non ve lo dico, a green gas, e molte altre invece a CO2, perché a seconda della situazione preferisco usarne una o l'altra. Altra cosa importante è che oltre a tener conto delle situazioni, ci siete voi ragazzi. Siete voi la cosa più importante. È quello che avete dentro che conta. Tradotto non da deficiente, anche voi potreste preferire il green gas perché ha determinate caratteristiche rispetto al CO2 che ne ha altre. Dovete vedere qual è lo stile di gioco che preferite e decidere. Bene, penso di avervi detto indicativamente tutto quello che dovete sapere su il green gas e il CO2. Spero di non avervi annoiato. Prima di lasciarvi andare invece faccio un inciso. Giuseppe dice che sto male con la barba, anche se non si può chiamare barba. Scrivetemi nei commenti se me la devo tagliare o no. Se in 10 mi scrivete che me la devo tagliare, farò un video apposta dove me la taglio. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay angry! Che affligge i soft gunner da eoni, generazioni, tempi immemorabili. Coglioni. Sta già andando. Ciao ragazzi, dimmi! Di bombola c'è una pressione diversa. Questo perché, come sapete, entrambe le cose. Ma proprio dentro dovevi venire a parlare. Santo cielo. Ma prendi per il culo. Ma non potevi aspettare fuori? Beh, non stavo pensando, ma va cagare. Del green gas quando passa allo stato presidente liquida a gassosa c'è un rilascio di c***i nell'aria. Volano ovunque. Ecco, ora che... No, sta fermo che me la... mi rovini la gag, stai fermo! Giuseppe, ti tiro la bomboletta nel culo, Fatto con delle parti interne della pistola o col caricatore. O del corpo. Non mi rovinare la battuta! Ecco, Dio... Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg. Dio, le bombolette! E quando voi col la... Stai zitto, mio Dio. Ora è quando devo rifare da capo. Peggio. Omae wa mou shinde iru. Silenzio. Silenzio. Ho la caricata. Voi. Che merda. Beh, Vezza è andata bene, no? Ho detto tutto. Sei 15 di quello tagliata e faccio uno sconto a quelle persone.